Presentazione del nuovo DS allenatore, cosa chiede la tifoseria? Io non lo conosco, l'allenatore, il direttore, non conosco nessuno. Come chi? Che cosa chiede la tifoseria alla nuova Samb? Ah, la nuova Samb, ovvetta, su, e chi vuoi che chiede? La vittoria. Noi vogliamo la serie B, B, per non dire B. È così, dai, mo noi, è 20, 30 anni che soffriamo, 40 anni, quant'è? Io la vorrei rivedere una volta in Serie B, prima che mi muora. Beh, le aspettative sicuramente devono essere positive, perché altrimenti cioè nessuno può essere pessimista nei confronti della propria squadra di calcio. Allenatore nuovo, giovane, rampante tipo Montero che voleva spiccare il volo. Il direttore sportivo, da quello che sento, sembra una persona competente, preparata, anche lui giovane. Speriamo che sulle le ali di questa gioventù entusiasta posso uscire fuori bene. Noi abbiamo grandi aspettative per questa Samb, perché siamo sempre qui a tifare, pronti a tornare allo stadio per la fine di questo Covid. E ci speriamo, noi ci speriamo. Giusto. Giustissimo. La Samb quindi deve puntare in alto, secondo voi? Si spera. Mo intanto rimaniamo coi piedi per terra, dai. No, però. Ci crediamo, ci crediamo. Quest'anno faremo grandi cose, secondo me, noi ci crediamo. Quali giocatori vorresti che possano rimanere nella prossima stagione? Beh, Angiulli e Sciaga io li terrei, poi anche qualche difensore, Cristini, che se ne dica, io anche D'Ambrosio terrei, perché con la difesa a tre di Pasquale. Sei difensore, ci vogliono? Ci vogliono, sì, poi ci vogliono i giovani, insomma, loro devono conoscere i giovani, quello che manca sempre a noi sono i giovani. Dobbiamo essere più ferrati, cioè conoscere più giovani buoni, non nelle seconde, terze, quarte scelte, ma quelle qualche prima scelta che ci serve, capito?